Siamo qui oggi con il signor Salvatore Logreco della Space Engineering per parlare di fotovoltaico. Oggi sente parlare tanto di fotovoltaico. Che tipo di vantaggi offre e quali sono le condizioni necessarie per realizzare un impianto? I vantaggi che offre il fotovoltaico e le energie rinnovabili in genere sono parecchi. Soprattutto il principale, diciamo, è un beneficio per l'ambiente perché, così come tutte le conferenze europee che ci sono state nell'ultimo periodo, si prefiggono lo scopo di diminuire la CO2 che è presente nell'atmosfera con la produzione di energia pulita. Da 3 anni questo mercato, diciamo, in Italia ha tentato di farsi strada. Nell'ultimo periodo pare che l'attenzione sia maggiore anche perché la gente comincia a chiedere di più rispetto a prima e comincia a porsi delle domande. Tra l'altro noi nel momento in cui ci siamo avvicinati a questo settore lo abbiamo fatto con una certa professionalità, nel senso che abbiamo abbracciato due o tre aspetti molto importanti del settore: uno riguardava l'agricoltura e uno riguardava le famiglie. Secondo lei, quanto tempo è necessario per la diffusione di questa tecnologia? E appunto una delle note dolenti è questa: sia la regione, la provincia, i comuni, gli enti, tutti dovrebbero in un certo senso fare molto a livello di comunicazione, andando ad affrontare e spiegando, facendo dei seminari, dei corsi, soprattutto per l'utenza in genere, che tante volte sconosce l'esistenza di questa possibilità. In sostanza, con la comunicazione, con l'approccio, con un approccio un po' diverso e anche con, voglio dire, come fare da proseliti, come dei missionari, andare a spiegare quali sono i vantaggi e quali potrebbero essere le occasioni che anche dal punto di vista del lavoro potrebbero apportare un beneficio anche socio-economico. Infatti noi all'inizio, quando siamo partiti con questa attività 3 anni fa, noi prima ci occupavamo di altre cose dal mondo Enel, perché noi siamo dei concessionari Enel, sì, è da una vita che abbiamo lavorato anche con Enel Distribuzione, con le sostituzioni dei contatori elettronici e quant'altro. Noi quando siamo partiti con questa attività eravamo all'incirca 10 persone, oggi nel 2010 siamo più di una settantina. Vuol dire che è anche un'occasione per creare occupazione, soprattutto in un momento in cui tante professionalità, soprattutto anche ingegneri e quant'altro, stanno andando via dalla Sicilia per cercare di trovare occupazione fuori dalla Sicilia. Noi stiamo creando invece questa opportunità, abbiamo creato questa opportunità per tante professionalità che noi, nell'auspicio nostro, restino nell'ambito della nostra terra.